Ciao, allora questo make-up è praticamente fatto sulla base del make-up della settimana scorsa, ovvero dell'ultimo video che ho caricato, il video in cui mettevo un make-up veloce da fare quando siete di fretta. Ecco, questo make-up nasce dal fatto che a me capita, per esempio, di uscire la mattina e poi di avere un impegno magari anche imprevisto la sera e di dovermi dare una rinfrescata. E magari questo impegno è anche importante, magari un compleanno a cui tengo, o comunque un evento per le cause a cui tengo, quindi ci tengo a essere, io che amo molto il make-up, ci tengo a essere comunque a sentirmi bene. Quindi cosa faccio? Faccio magari un make up sopra l'altro make up, ovviamente correggendo quando c'è da correggere, ma lasciando come base sempre l'altro make up. Prima di iniziare vi chiedo per favore di iscrivermi al mio canale e di mettere mi piace il like al video, se ovviamente vi piace. E di questo comunque vi ringrazio perché mi aiutate, mi supportate. Vi ricordo che io ho anche un blog che trovate in descrizione, in cui non parlo solo di make-up, ma parlo di altri temi, parlo anche di cose più leggere, come la cucina, perché è un'altra delle mie grandi passioni, parlo di grandi donne, parlo di donne della storia, nel bene e nel male, perché ci sono state donne che hanno fatto la storia, sia nel bene che nel male, esattamente come gli uomini, solo che le donne sono rimaste un po' indietro per colpa di una cosa chiamata patriarcato. Ma vabbè, non vi annoierò con questo in questo video. Questo è un video di make-up. Parlo anche io sono laureata in psicologia, parlo anche di depressione di cui soffro, e parlo della mia vita, di come la gestisco nonostante la depressione, e faccio vedere. Questo è veramente uno degli scopi primari del mio blog, è far vedere come una persona che ha un problema di qualsiasi voglia natura, non deve essere per forza la depressione, di qualsiasi voglia natura possa vivere una vita assolutamente piena e gratificante, inseguendo le proprie passioni e inseguendo i propri sogni. Io per questo vi ringrazio e ora passiamo al video. Eccoci qua, abbiamo il nostro trucco da giorno che abbiamo fatto in maniera molto veloce, è praticamente quello del tutorial scorso, e siamo tornate la sera e abbiamo un appuntamento e non abbiamo il tempo di rifare tutto il trucco. Allora, innanzitutto, prima cosa da fare, sistemare la base. Ora, se il fondotinta è completamente andato via, gli si dà una bella passata usando sempre il fondotinta che abbiamo usato. Io avevo usato questo qua, di Universal Foundation. Non ce ne vuole molto in realtà. Andiamo semplicemente a picchiettarlo, messo sulla mano, a picchiettarlo nelle zone in cui magari ha perso un po', anche su tutto il viso, senza per forza togliere quello sotto, semplicemente lo andiamo a correggere, perché tanto abbiamo utilizzato un fondotinta che comunque è un fondotinta abbastanza impalpabile e grazie ce l'ho anche abbastanza duraturo. Quindi, passaggio primo abbiamo fatto. Ora, ribadisco, siamo di corsa, però la base va fatta, quindi probabilmente avremo bisogno di sistemare il correttore nei punti in cui
abbiamo delle imperfezioni. Trovando il pennello da correttore, quindi andiamo a sistemare. Per quanto questo correttore sia valido dopo magari 8 ore di lavoro davanti al computer o altro, o in un bar, eccetera, cioè, a meno che non l'abbiate stato durante il giorno, dubito sia rimasto fermo. E anche qui con le Ecco. occhiaie, se sono rispuntate fuori, un po' di correttore Instant Age di Maybelline non fa mai male, andandolo ovviamente a sfumare ben bene con la punta della spugnetta per dare freschezza. Se abbiamo fatto un contouring, lo andiamo semplicemente come posso dire, a dargli nuova vita. Se non l'abbiamo fatto, vi ho spiegato nell'altra cosa che si può fare un contouring velocissimo con un prodotto che magari non è un prodotto marcante, però vi dà un contouring leggero che serve a comu che comunque vi serve a dare una forma al viso, o a rimarcare, in realtà a rimarcare magari la vostra, o comunque a dare la forma che volete al viso. Non serve per forza un contouring pesante. E quindi io uso la Terra di Essence, la Sun Club Matte Bronzing, e vado a ridare gloria al mio correttore. Cioè, scusatemi, al mio contouring. Metto un pochino qua per alzare il viso. Sì, per alzare il viso sembra che no, è per alzare i volumi del viso, ovviamente. Per alzare il viso, posso fare così? No, scherzo. Allora, sì, vabbè, come avrete capito, non sono una persona seria, o meglio, lo sono su determinati argomenti, ma questo è un argomento felice perché è il trucco ed è una cosa che vi deve rendere felici. Di certo non deve essere una tortura. Quindi, lo passo anche sul naso, in maniera, come vi ho detto, sempre leggera e dove vi serve. E vado a dare nuova gloria anche ai punti luce, che sono naso, questo qua all'interno dell'occhio, qui. Ecco, a quest'ora l'illuminante anche lì avrà un po' perso, no? Quindi si va a ridargli nuova gloria. Ecco, cioè, o meglio, si va a mettergli sopra del correttore illuminante e poi magari si rimetterà l'illuminante. Stavo dimenticando un passaggio per me fondamentale, non per tutte in realtà. Comincia, dipende molto da come avete il viso. Io lo metto anche qua per illuminare questa parte. Come vedete, utilizzo sempre più o meno, cioè, questi sono i prodotti della scorsa volta. Perché li sto utilizzando? Perché innanzitutto sono quelli che tecnicamente dovrei avere su, no? Questo, ma anche perché sono trucchi facili da sfumare, da lavorare.
Insomma, sono trucchi che non richiedono tantissimo lavoro. Rimettiamo un po' di cipria, sempre io utilizzo quella che ho usato prima, quindi. Allora, non è necessario utilizzare la stessa cipria perché probabilmente sarà andata via tutta. Se desiderate usare un'altra, magari con cui vi trovate meglio la sera, eccetera. Assolutamente una cosa che potete fare. E riutilizzo questa perché in realtà mi piace tanto, quindi, e mi permette velocemente di avere un incarnato perfetto. E visto che, come abbiamo detto, siamo di fretta, ora nulla vi vieterebbe di uscire anche così e mettere un rossetto. Partire subito col rossetto. Magari di sistemare un po' il mascara, ma ribadisco, nulla vi vieta di uscire così, magari mettere un rossetto un po' più forte e una tinta molto accesa e quindi di uscire così. Ma visto che io parlo di una trasformazione un po' più completa, da un trucco giorno a un trucco notte, in questo caso non mi accontento. Non mi accontento, quindi prendo una bella palettina di Sheglam, la Glam 101, e comincio. Allora, innanzitutto prendo questo colore qui, che è matte, rosa. Allora, posso dire che a me il rosa piace molto, l'avrete notato. Il rosa aiuta tantissimo, soprattutto se siete stanche. È un colore che vi aiuta, magari non un rosa così acceso. Il rosino, soprattutto quello pallido, aiuta. Il rosa comunque è un colore che dà quell'effetto fresco. Ora adesso lo vedete così e dite sì, ma cioè, così è tanto rosa in effetti. Però ora andiamo a lavorarlo, e a lavorarlo in maniera molto veloce. Allora, innanzitutto abbiamo fatto questa parte che divide, diciamo, un po' la palpebra inferiore da quella superiore per dare un po' un taglio all'occhio. Poi andiamo a prendere questo colore più scuro e dove c'è l'eyeliner ancora sfumato, ecco, nel caso non ci sia un eyeliner, non fa nulla, nel senso io l'ho fatto con la matita ed è sfumato, potrebbe essere, per quanto io abbia usato una matita waterproof che non sia il perfetto, potete semplicemente dargli un ritocchino. Andiamo qua. Vediamo un po' di angolazione a quest'occhio, un po' di angolazione in più, un po' più colorata in questo bel viola scuro, quasi melanzana, si direi quasi melanzana. Ecco qua, ora abbiamo un occhio già più allungato, già più da sera, ma possiamo finirla qua? Ovviamente no. Andiamo a prendere l'altro ombretto matte della palette, questo qua, questo rosa, e lo andiamo a mettere sotto. Allora,
lo sfumiamo anche un po' verso l'esterno, verso il nostro viola. Vedete, sono passaggi che richiedono veramente pochissimo tempo, perché il trucco in realtà ha già la sua base, ha già la sua forma. E se non ce l'ha, è talmente sfumato in questo caso il trucco che gli state dando voi la forma. Cioè, se non avete fatto la punta dell'eyeliner, per esempio, non è importante, perché già dando con un pennello angolato, mettendo un colore scuro con un pennello angolato e dandogli una forma già allungata, state già dando una forma all'occhio. Quindi l'occhio ha già una sua forma, non servono grandi passaggi. E visto che questa palette è veramente completa e bellissima, andiamo a mettere a questo punto al centro questo. Al centro fino alla parte interna dell'occhio, che è un rosa shimmer, un rosa metallico, che shimmer, e andiamo a metterlo sulla parte interna dell'occhio, sfumandolo con il viola. Una volta che abbiamo fatto questo passaggio, passiamo a illuminare il nostro occhio con questo bel colore, che sembra un violetto, in realtà è molto delicato, cioè veramente quasi non si vede. Però serve a illuminare. Lo mettiamo qua. E qui sotto la nostra il nostro sopracciglio. Ecco, un passaggio che io ho saltato perché ribadisco, a me la forma naturale delle mie sopracciglia piace abbastanza, e quindi se sono di fretta non lo guardo, ma se volessi dare un pochino più di definizione alle mie sopracciglia, ecco, userei questa, la Geisha Brown di Astra. Perché? Perché è molto sottile e mi permette di fare un lavoro molto preciso in pochissimo tempo. Ve la faccio vedere in azione. Il tratto è veramente sottile. Quindi per chi magari ha un problema con le sopracciglia o comunque non gli piace la forma delle sue sopracciglia, magari ha dei buchi o comunque ha delle sopracciglia un po' più irregolari delle mie, o magari sono molto molto sottili, ecco, se siete di fretta questa la consiglio perché è molto precisa, quindi poi non è che necessita di chissà quale ritocco o che. Cioè, è una matita estremamente precisa. E ha anche il suo comodissimo pettinino. È una cosa che io apprezzo tantissimo nelle matite per sopracciglia. Ora, dovete valutare voi se avete bisogno magari di un'aggiustata qua alla rima superiore dell'occhio, potete rintensificarlo magari nell'arco del giorno. È possibile che, per quanto questa sia una matita waterproof, se avete usato questa o comunque
qualsiasi matita waterproof, in realtà si è andata via, quindi è bene utilizzarla. Ripassate il mascara se necessario, soprattutto se avete usato delle polveri, magari almeno le punte ripassatele perché magari sono state un po' coperte, tipo ora che abbiamo usato degli ombretti in polvere. Non ci resta che rimettere un po' del nostro blush di Catrice. Io avevo usato quello di Catrice, sotto magari ce ne sarà ancora un po', quindi riutilizzerò questo. Ribadisco, se viene tutto via, nulla vi vieta di usarne anche un altro. Io comunque utilizzo questo sul rosa perché, appunto, come vi ho detto, il rosa rinfresca. Risistemiamo l'illuminante, io riutilizzo l'Obsession questo qua dell'Obsession Makeup 104 Moon H104, scusate, Moon, utilizzo qua sotto. Sulla punta del naso. Sulla punta delle labbra, un po' qua sul mento. E già il viso è prende già una luminosità tutta sua. Ora, per le labbra, avete comunque un trucco completo sugli occhi. La sera diciamo che è il momento in cui molte di noi vogliono osare un po' di più, quindi io oserò. Ma ribadisco, nulla vi vieterebbe di rinfrescare semplicemente il trucco che avevate prima e uscire così. Nulla vi vieterebbe di fare solo gli occhi e di mettere magari un lucida labbra come quello che ho usato l'altra volta, o un rossetto come quello che ho usato l'altra volta. Se vi ricordate, vi ho fatto vedere le due opzioni. Io questa volta oso, ma ribadisco, è una mia scelta e io preferisco, voglio ricordare a tutte e a tutti che il mascara, boh. Scusate, riparto. Quindi io oserò, è una mia scelta e voglio ricordare a tutte e a tutti che il make up deve piacere a voi, deve piacere a qualcun altro. Quindi fate ciò che vi sentite. Sto utilizzando una matita Essence per fare il contorno in modo da non sbagliare, poi quando metterò il rossetto in modo da non perdere tempo perché, come vi ho detto, questo dovete pensarlo come impegno dell'ultimo minuto. Ok, qua ho fatto solo il contorno, in realtà la matita andrebbe portata un po' all'interno. Allora, questa matita che sto usando io è l'Essence Stay
8 hour sleep planner, quindi stay 8 ore sostanzialmente. È una matita waterproof. E il colore che sto usando è I Am Shooketh, il numero 7. Dopo aver usato la mia matita, prendo uno dei rossetti scuri che mi sta piacendo di più al momento. L'ho recensito nei prodotti top low cost. Questo qua di Astra, Hypnotize, nel colore 5 Influencer. E lo vado a mettere. Ecco qua, colore fantastico. È un rosso scuro. Lo amo alla follia. Non c'è altro modo di dirlo. Se vogliamo esagerare, se sì, perché il trucco sarebbe già finito così, possiamo mettere un colore un pelo più chiaro al centro per dare più volume alle labbra. Ora io utilizzerò questo qua di She Glam, il colore Momojo, è un colore sempre matte liquido, e lo vado a mettere qua al centro. Per dare tridimensionalità e non solo. Mettere un colore più chiaro al centro vuol dire far aprire le labbra più grandi. Io con le labbra abbastanza, non sottili, ma abbastanza sottili. È un trucchetto che utilizzo ogni tanto. Ed ecco qua. Sono abituata a far così per mettere di nuovo il piercing come dovrebbe stare. E nulla, a questo punto non vi resta che cambiarvi e uscire. Ribadisco, non tutti gli step sono. Cioè, non dovete rifare per forza tutti gli step che ho fatto io. Non dovete per forza avere sia labbra che occhi carichi. Mi raccomando, fate sempre quello che vi sentite. So che magari è una cosa che appare stupida, perché è ovvio che dovete fare quello che vi sentite, ma a me piace ricordare le persone che devono fare quello che si sentono e non quello che vi dice qualcuno che magari ai vostri occhi sembra un esperto. È vero, io mi occupo di make up da un sacco di tempo, mi piace tantissimo vado a ricercare delle tecniche, ma questo non vuol dire che io sia un guru del make up. Io vi do dei consigli. Ma sta a voi metterli in atto e soprattutto sta a voi metterli in atto come vi piace. Avreste potuto lasciare le labbra tranquillamente scure, completamente scure, o addirittura completamente nude perché avevate già un trucco occhi bello intenso, bello carico. Perché no?
Quindi il mio consiglio è sempre, io vi ho fatto vedere un tot di passaggi, voi fate quelli che vi sentite e quelli che vi piacciono. Il trucco verrà comunque uno spettacolo, perché se vi sentite bene voi sarà sicuramente uno spettacolo. Ora io vi saluto, spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Vi chiedo cortesemente di aiutarmi a crescere e quindi a mettere il like, a seguirmi, a iscrivervi al mio canale e magari a seguirmi anche sul blog. Se vi fa piacere, soprattutto cliccate sulla campanella in modo da sapere quando ci sarà il prossimo video. Io ancora vi ringrazio. Ciao.